Salve ragazzi, eccomi qua, sono tornato per girare un altro video. Allora ragazzi, cerco di un attimino fare un riepilogo. I primi episodi che ho fatto li ho fatti un po' più lunghetti del solito per capire quello che dovevamo fare, inoltrarci nel gioco e fare passaggio per passaggio. Adesso andrò un attimino più veloce perché comunque molti punti li abbiamo capiti e cerchiamo di fare un po' le cose più veloci e andare direttamente all'obiettivo che ci impone il nostro datore di lavoro. Perfetto, questo volevo avvertirvi. Niente, oggi andremo a fare un nuovo appalto e vediamo cosa ci propongono. Entriamo subito nella finestra degli appalti. Allora, lavori, ecco qua, appalti, ci sono delle novità. Andiamo un po' dentro. Allora, porta da terra la cava di ghiaia. Vabbè, questo è abbastanza. Ma io farei la piccola gettata di calcestruzzo. Consegna materiali inerti. Accettiamo l'appalto, ragazzi. Ok. Ci manca la betoniera, però, come vi dicevo la volta scorsa, possiamo affittare i mezzi, dunque non è un problema. Andiamo a affittarci la nostra bella betoniera. Accettiamo. Ok. Aiutare un collega va bene, perfetto. Allora, la betoniera, ragazzi. Dobbiamo andare a prendere la betoniera. Ci prendiamo il nostro bel camion tre assi. Con gru andiamo al concessionario. Vi ricordate ragazzi, concessionario qua sulla sinistra, appena si esce dalla sede. Aspettiamo un secondino il semaforo, il solito semaforo rosso. Io che trovo il filo, scollego tutto, così abbiamo strada libera, ragazzi. Dai, veloce. Ok, perfetto. Giriamo qua l'incrocio, entriamo nel piazzale del concessionario. Parcheggiamo sempre il nostro camion, ragazzi, perché insomma, lasciarlo in mezzo. Andiamo belli diretti, eccoci qua arrivati. Schiacciamo la nostra X. Ok, si entra dentro. Perfetto, qua siamo nel concessionario dove ci sono i mezzi. Andiamo a cercare la nostra betoniera, ragazzi. Ci serve una betoniera. Allora, abbiamo quella della Caterpillar. E abbiamo l'altra, Kenworth betoniera T880, però io direi di partire con questa qua, poi magari più avanti in un prossimo episodio andiamo a prendere l'altra. Allora, comprarla è impossibile, ragazzi, 137.000 euro, noi ne abbiamo 71.000, non ci basta, dunque andremo a affittarla. La affittiamo. Ok, perfetto, usciamo dal concessionario, eccoci la nostra betoniera, sempre la solita storia, ragazzi, apriamo la finestra dei mezzi. Andiamo a cliccare sulla betoniera, siamo a bordo. Allora, andiamo a vederci l'appalto che dobbiamo fare, il nostro cantiere. Andiamo un attimino sulla mappa, eccoci qua. Imposta un punto di passaggio. Glielo diamo e andiamo diretti con la nostra betoniera al cantiere. Usciamo da qua. Bel mezzo ragazzi, dai, bel mezzo. Abbiamo anche la seconda asse sollevata da terra, eh? Non ci facciamo mancare niente. Sempre dritti, qua sulla nostra destra vedete la nostra sede. Noi andiamo sempre dritti. Perfetto. Un attimino. Giriamo qua. Ci dovremmo essere, ragazzi, eh? Eccoci qua, questo è il nostro cantiere. Perfetto, togliamo la mappa perché non ci serve più, ragazzi, ci mettiamo, facciamo manovra con il nostro bel mezzo appena affittato, ci mettiamo in posizione di scarico. Ah, ops, ragazzi, sbagliato. Dobbiamo andare a prendere prima il cemento. Niente, allora, sbaglio anch'io, ragazzi, ci rimettiamo nella strada principale. Che abbiamo sbagliato ancora, oggi non ne va bene una, ragazzi, però il bello della diretta è questa. Dai, che ci riprendiamo adesso. Il bello della diretta è questa. Andiamo a prenderci il nostro cemento. Dunque, ragazzi, allora, per andare in cava, apro un attimo la mappa, vediamo un attimino. Eccoci qua, la cava è questa, ragazzi.
Mettiamo il nostro, facciamo, creiamo la nostra strada, il nostro passaggio. Perfetto. Ok, andiamo. Allora, giro di qua, mi metto nella strada principale, ragazzi. Qui c'è il semaforo, rallenta. Siamo partiti un attimino così, dai, ma ci sta, perché insomma, il bello delle dirette è sempre questo. Ci stanno anche gli errori. Speriamo di non farne più. Abbiamo il verde, ok, strada principale, io giro qua e vado dritto. Vedete, ragazzi, la mappa in alto? Ci indica di andare dritto. Abbiamo ancora il verde. Oh, che piacere di mezzo nuovo qua. Via, a tavoletta, ragazzi. Davanti a noi abbiamo il pulmino di Nightmare. Eccolo qua, il classico pulmino della serie horror Nightmare che mi appresta a superare. Mamma mia. Ok, arriviamo alla rotonda, non c'è nessuno, perciò a tavoletta anche nella rotonda. Continuiamo ad andare dritti. Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati, perfetto, siamo arrivati. Giriamo sulla sinistra. Eccoci qua. Guida fino a sotto il silo e fermati nell'area indicata. Certo, ragazzi, dobbiamo caricare la betoniera. Io stavo andando in cantiere senza il cemento. Mi diceva, ma che sei venuto a fare? Puoi tornare pure indietro, giustamente. Ok, allora ci mettiamo qua, carichiamo il nostro cemento. Andiamo un attimino. Ok, riempi, incarico completato. Vedete, ragazzi? Perfetto, ora riempi il mezzo, posizionalo sotto il silo, corrispondente premi X per riempirlo. Perfetto, schiacciamo X. Ecco, ragazzi. Viene giù il cemento che è una meraviglia, ci riempie la nostra betoniera. È andata così, dai, stiamo recuperando però. Stiamo recuperando, riempiamo la nostra bella betoniera. Ok, perfetto, il carico completato, ripartiamo. Intanto si sentono i soldini che ci vengono prelevati, gli diamo l'ok e andiamo in cantiere. Ecco, vedete ragazzi, come vi dicevo. Ci hanno scalato i soldini perché ci hanno venduto il cemento. Adesso dobbiamo tornare nel cantiere. Cosa faccio? Apro la mia mappa e vado a vedere dov'è il cantiere. Eccoci qua, ragazzi. Vedi, non lo posso, non lo rimuovo perché ce l'ha già dato lui. Perciò riesco dalla mappa, risalgo a bordo della nostra bellissima betoniera. E andiamo in cantiere questa volta col cemento. Via, si esce. Poco traffico, ragazzi, poco traffico. Come non detto. Ok, sono tutti qua. Ah, ok, stanno giocando col girotondo qua, ragazzi. Stanno giocando sulla rotonda. Ah, ok, questo se la gira con le frecce. Perfetto. Allora qua ragazzi, se non mi ricordo male, ci dovrebbe essere un autovelox. Dunque noi cerchiamo di tenere una velocità. Ecco, vedete il nostro amico sulla destra, ragazzi? Guardate qua. Ok, possiamo andare. Nel frattempo abbiamo il verde, una botta di culo, ragazzi. Però io dovrei incominciare a posizionarmi sulla sinistra perché la mappa ci dice sinistra. Prenderò la multa. Ecco ragazzi, per non farci mancare niente, la prima multa l'abbiamo presa. La prima multa l'abbiamo presa, perfetto. Pensavo di farcela, oggi è così, oggi gira così. Ci sta però, dai, ci sta. Il concessionario, il nostro bel mezzo parcheggiato nei concessionari. Ok, giriamo sulla sinistra. E ci abbiamo anche la nostra sede, ragazzi, vedete? Fermiamoci qua, se no facciamo collezione di multe, non mi sembra il caso. Perfetto, si riparte. Ok, ragazzi, ci siamo quasi. Perfetto,
perfetto, giriamo qua sulla destra, eccoci qua, siamo arrivati al cantiere e questa volta finalmente abbiamo il cemento. Va bene, dai, è andata così. Allora, togliamo la mappa perché non ci serve più. Facciamo la nostra retromarcia. Ok, siamo arrivati, ci dice che dobbiamo gettare il calcestruzzo, che ci ha preparato il posto dove lo dobbiamo mettere, gli diamo l'ok, ragazzi. Perfetto. Allora, cosa facciamo? Apriamo la nostra finestrella. Perfetto. Gli allunghiamo lo scivolo, ragazzi, così abbiamo più possibilità di spingerci oltre. Ecco lo scivolino allungato, lo addrizziamo, ragazzi, vedete? Perfetto. Torniamo ancora indietro un pelino col camion e iniziamo a buttare il nostro cemento. Allora, riapriamo la nostra finestra, vedete, attiva, disattiva, gettata di calcestruzzo. Ok, gli diamo l'ok col quadrato e iniziamo a buttare il nostro cemento. Vedete, ragazzi? Stiamo cominciando a scaricare il nostro cemento. Ok. Allora, ci fermiamo un attimino perché così vediamo di buttarlo da tutte le parti. Mi metto un po' sull'angolo destro, riattivo la gettata. Vedete, ragazzi, che andiamo a metterlo un po' da tutte le parti. Io adesso in questo momento andrei dietro, vediamo se riesco senza danni andare dalla parte opposta, possibilmente senza fare danni. Insomma, lo spazio è un pochettino limitato, però ci proviamo lo stesso, ragazzi. Ci proviamo lo stesso. Vediamo se riesco, se non vado a incastrarmi prima, ce la dovremo fare. Ok, ragazzi, dai, ci siamo quasi. Perfetto. Ok, buttiamo il cemento. Spostiamo il nostro scivolino. Ragazzi, vado un attimino dentro. Vediamo un attimino se ce lo. Ok, perfetto. Ok, ragazzi, ci ha dato la missione. E dobbiamo. Ok, la missione ce l'ha data, liberiamo il nostro cantiere. Sì, in teoria sopra il cemento appena gettato non si dovrebbe passare, però ragazzi, come vedete è già duro, la missione è già stata fatta, dunque noi liberiamo il cantiere. Dopo qualche tempo ci hanno dato i soldini, abbiamo completato l'appalto, ragazzi, meglio di così, 19.000 euro, non è male. È andata bene, vediamo l'ok. Perfetto, ragazzi, io direi di restituire il mezzo perché ricordate che è sempre in affitto, perciò cosa faccio? Non vado in concessionaria, facciamo il passaggio diretto, apro la nostra finestra, vedi, restituisci, ci vado col quadrato, schiaccio. Sì, dobbiamo restituire il mezzo, diamo l'ok. Perfetto, abbiamo restituito il mezzo. Però abbiamo il camion, ce l'abbiamo in concessionaria, andiamo a prendercelo, tanto è qua vicino alla ditta. Usciamo dal concessionario così ce lo portiamo a casa, ragazzi. Perfetto, ci portiamo il nostro bel mezzo a casa. Siamo partiti un po' in difficoltà, però dai ragazzi, alla fine abbiamo recuperato alla grande, abbiamo fatto la nostra missione, ci siamo fatti i nostri soldini, 19.000 euro, non male. Adesso torniamo a casa, o meglio torniamo in sede, parcheggiamo il nostro camion. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se avete voglia mettete un like e soprattutto un commento perché sono i vostri commenti che mi aiuteranno a crescere. Per questo non mi stancherò mai di chiedere i vostri commenti. Perfetto, ragazzi, il video è andato. Adesso noi salviamo.
noi salviamo, e eccoci qua, andiamo a salvare la nostra, il nostro obiettivo, salva, perfetto. Ok ragazzi, è stato un piacere, spero che lo sia stato anche per voi, l'ho fatto veramente con voglia perché avevo voglia di presentarvi un altro video, spero che vi sia piaciuto e a risentirci a presto. Ciao ciao ragazzi, grazie di tutto.